24 ottobre 2019, Stato Quotidiano incontra Giovanni Caratù, presidente di Manfredonia che funziona, già candidato sindaco nel 2015, che poi determinò il secondo mandato dell'ultimo sindaco Angelo Riccardi. In questi giorni si parla tantissimo dello scioglimento del Consiglio Comunale di Manfredonia dal 16 ottobre con provvedimento del Consiglio dei Ministri. Lei ha letto la relazione che ha determinato lo scioglimento e che idea si è fatto della stessa? Allora, la relazione consta di molte pagine, comunque ci sono stati dei flash di agenzia, degli vari organi stampa, ognuno prendeva il suo pezzettino e quindi ho letto un po' tutto, ma in questi giorni so che è stata anche notificata a chi doveva essere notificata, per cui ormai è di dominio pubblico. Questa relazione per sommi capi l'ho letta. La mia impressione, devo dire che da questo punto di vista la mia è abbastanza imparziale, perché io stavo per l'altra parte della barricata, quindi non posso essere tacciato di essere un partigiano, anche se oggi quelli che criticano l'attuale amministrazione erano candidati nelle liste di Angelo Riccardi, festeggiano con lui il famoso 78% della città che ha voluto Angelo Riccardi. Io sono molto perplesso, perché io intendo la giustizia in un modo diverso. La giustizia, se accerta dei fatti, è giusto che chi ha commesso dei fatti debba pagarne in sede civile e in sede penale. La mia modestissima opinione, ma di cui credo un po' tutti abbiamo queste perplessità, è che di fatto non si sia accertato, come diceva il primo comunicato, una netta convivenza o una contiguità tra organizzazioni criminali e quello che poi l'amministrazione che comandava questa città. Sì, ci ha accertato delle parentele, delle attività di strada, ma di fatto... Però c'è un caso di un referente della pubblica amministrazione dove stava stabilita la contiguità, una presunta contiguità con una persona. Certo, è l'unico caso, ma credo che... Poi bisogna vedere se i fini di appalti o altro. Bravissimo, io credo che questo sia altra cosa, perché se i fini appalti eccetera, c'è un reato penale, anzi io dico che il posto è la galera per chi commette questi reati, per l'amor del cielo. Però io, che sono un moderato e un centrista, io ricordo che quando Fanfani era ministro e aveva aumentato il rendimento dei BOT, la moglie di Fanfani chiese al marito: ma io ho comprato i BOT, siccome sono tua moglie, che faccio? Devo vendere i BOT, visto che adesso vendono di più? Quindi c'è un modo che chi rappresenta la pubblica amministrazione deve essere al di sopra di ogni sospetto, la famosa moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto. E però non è così, perché se noi facciamo parte di questa città, abbiamo delle parentele, abbiamo delle amicizie che spesso sono al bar, io ho delle amicizie che non sapevo che questo tipo di amicizie erano o contigue, oppure avevano a loro volta delle parentele molto strette, tipo fratelli di rilevanza penale. Quindi da questo punto di vista io sarei molto perplesso. Io però ho un'altra visione, io la faccio un po' più ampia, io la legherei a quella che è la gestione del territorio. A mio parere, ma è sempre una mia opinione, la provincia di Foggia è stata messa ai margini. È messa ai margini perché non contava niente e continua a contare molto poco. Cerignola è stata sciolta, Foggia è messa male, Manfredonia è stata sciolta, Monte è stata sciolta. Se qualcuno guarda dice: ma questa è una provincia di mafiosi. In verità questa provincia non ha un aeroporto per volontà politica, perché sì, è vero che, ma l'aeroporto di fatti non ce l'abbiamo. Foggia, che era il centro... In questi giorni sono partiti i lavori, ma di fatto non c'è ancora. Ma che di fatto non ce l'abbiamo, non sappiamo. Non sappiamo la destinazione, è la sede della protezione civile, non sappiamo se ci saranno solo le... Non è l'aeroporto di Bari. Non è l'aeroporto di Bari, neanche di quello di Brindisi, appunto, che ricordo che è un aeroporto militare, appunto, come quella di Napoli, come quella di Pisa. Noi abbiamo l'aeroporto di Amendola, che è un'enclave chiusa di militari per cose che io non capisco. I militari devono essere aperti alla città e al territorio. Non abbiamo un aeroporto, la stazione di Foggia, che era una dei nodi internodali di quella che erano i trasporti dell'Italia, perché collega l'Adriatico e il Tirreno, tagliata dall'alta velocità,
e così via. Questa provincia ormai è chiusa, i tribunali vengono chiusi, come la collega a questi vengono scioglimenti dei chiusi gli uffici tribunali. pubblici, vengono chiusi gli ospedali. A questo punto la presenza dello Stato non c'è più. La presenza dello Stato sta nelle istituzioni, negli uffici dell'INPS, della prefettura, della polizia, nei commissariati, nelle stazioni di polizia, nelle stazioni dei carabinieri. Allora mi chiedo, tutto questo, ci siamo resi conto quando ci sono stati gli omicidi di San Marco? Io credo che questa provincia abbia tutte le capacità per ridiventare motore della Puglia e motore dell'Italia. Quindi sta dicendo che ci sono stati degli interventi tardivi da parte dello Stato per quanto riguarda Sicuramente, io questo. credo che lo Stato debba prima investigare, debba prima trovare i colpevoli e reprimere queste attività criminali. Se queste attività criminali, che sono frutto del degrado civile, perché questa provincia è una provincia molto degradata dal punto di vista civile, non c'è lavoro, la gente va via, non c'è sicurezza, non c'è Mancanza niente. di servizi sicuramente. Mancanza di Quindi ti servizi. chiede in qualche modo, questa è un'analisi interessante, che senza, diciamo, l'omicidio la strage di San Marco e Lamis 2 anni fa, probabilmente non ci sarebbe mai stato deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale, non sarebbe mai giunti all'insediamento di una commissione d'indagine. Beh, io credo che, e lo dice anche lo dicono anche un po' tanti, tutto è partito da lì, da quell'omicidio. Ora, un omicidio sembra una cosa bruttissima, soprattutto quando Lo muore Stato si è gente, visto quando muore gente costretto. recente, ma qui è la presenza dello Stato che non c'è stata. Perché se lo Stato decide che quando succedono i morti ci si debba muovere con una istituzione di un corpo di carabinieri a parte, con questo, con questa. Benissimo, quella è repressione, ma dovevamo farla prima. Prima che questa provincia, che è una grande provincia, è una provincia importante sull'Adriatico con i traffici per quanto riguarda la Jugoslavia, una via di comunicazione obbligata per l'altra parte, per Napoli, per Roma. Se questa città, se questa provincia la vogliamo far morire, bene, ci stanno riuscendo bene, perché quando si abbandona un territorio, il territorio qualcuno ne occupa. Però indirettamente appunto sta dicendo che la mancanza di intervento dello Stato negli anni ha determinato un sistema di autosussistenza attraverso pratiche illecite. Nessuno diniega delle pratiche illecite, perché altrimenti saremmo degli sciocchi. Come il Vi paradiso. viviamo in questa città, viviamo in questo Non parlo solo di territorio. Manfredonia. Non parlo solo di territorio, ma anche l'esempio dell'altro giorno di San Severo, delle cisterne dell'antica Il cantina, sabotaggio dei silos. che è un danno per gli operatori economici enorme, ma Pazzesco. soprattutto è un segnale. Quando la criminalità alza così alta la posta, vuol dire che si sente inarrivabile, si Inattaccabile. sente inattaccabile. E questa è la cosa che deve preoccupare. Poi, sai, io credo che il modo migliore di applicare la democrazia è quello di votare. La democrazia, lo dicevo in un post di Manfredonia che funziona, si alimenta di giorno per giorno, la si continua, la si vive. E come? Attraverso l'esercizio del voto. Se noi adesso la città è stata commissariata e questo voto lo procrastiniamo di altri 2 anni, probabilmente io non credo che ci sarà tutto questo gran pulizia, ma essenzialmente credo che si disabitui la gente al voto, perché la democrazia è l'esercizio del voto e Quindi il voto deve essere non è consapevole. favorevole ai 18 mesi di commissione. Vabbè, qua di là dei provvedimenti stabiliti per legge, non è favorevole a 18 mesi di commissariamento, diciamo. È una legge a non Hai stabilire, per l'amor ragione, del cielo, io non è che però sono. diciamo a livello di Io sua dico questo, riflessione. che già questo comune era sciolto, quindi c'era già il Da commissario. maggio. Si poteva portarlo a scadenza naturale, il che vuol dire un anno di commissario. Un anno di commissario, parliamo sempre, i commissari fanno l'ordinaria Amministrazione. amministrazione. Questa città che ha delle grandi straordinarietà può avere 3 anni di ordinaria amministrazione? Beh, se questo è così va bene, va benissimo. Ma io credo che questa città ha bisogno veramente di un sussulto. Io ci ho tentato 5 anni fa, la gente non mi ha Ci dato. riproverà al termine a scadenza di 18 mesi? Potrebbe pensarci e pensare di No, riprovarci. io ho
ho sempre partecipato alla vita politica di questa città. Io faccio politica da 68. Ma in prima persona? Ci sono sempre stato in prima persona, non ho fatto per anni il consigliere comunale. Ci sarò, magari non io, ma il nostro gruppo opera all'interno di un contesto di democrazia. Le faccio questa domanda. Ho chiesto sia a Fiore Ritucci, che sono ex consigliere del Movimento 5 Stelle, se comunque andasse azzerato, come non è avvenuto a Monte e a Mattinata, anche il ruolo del lato della dirigenza del comune di Manfredonia, in quel caso nel comune di Monte e Mattinata. Quindi azzerare anche la dirigenza, i dirigenti, i settori? È normalissimo, perché da quando è cambiata la legge, il potere, l'importanza è la dirigenza, chi fa dei provvedimenti, che è deputato a fare queste cose. Ormai la politica è intervenuto sui dirigenti. La politica fa degli atti di indirizzo. Poi sono i dirigenti che quindi lei sarebbe interverrebbe. Io dico che bisogna intervenire sui dirigenti, bisogna intervenire sulla macchina, perché è la macchina che non funziona che provoca delle distorsioni. Io credo che noi, facciamo un esempio, qui c'è un dirigente che ha arrecato dei danni alla pubblica amministrazione attraverso la magistratura ha accertato attraverso operazioni di mobbing, eccetera. Addirittura la pubblica amministrazione si è accollato il danno economico di questo diciamo abuso di potere, che non è abuso di potere, per amor del cielo, è diciamo di questi atti che la magistratura li ha ritenuti illeciti. Beh, io dico che insomma va anche rivista questa storia, perché i dirigenti non devono fare, devono applicare la legge vale per tutti. Riesce veramente in brevissimo a dirmi, secondo lei è stato rispettato, per il sindaco sì, poi lo vedremo, il regolare andamento della pubblica amministrazione, fermo restando che la commissione dice, anche se non sono state stabilite pressioni inequivocabili da parte del criminale Giuseppe sul pubblico amministratore Giovanni, per avere un'altra cosa, è stato rispettato il regolare andamento della pubblica amministrazione? La commissione dice questo, però dice il quadro indiziario completo ci porta a pensare a un'attività di prevenzione, perché la commissione fa prevenzione, di evitare che il consiglio comunale vada avanti. E lei è stato rispettato in questi 5 anni? Io credo che se c'è un'opposizione attenta, se c'è una popolazione attenta, queste cose non dovrebbero accadere, ma queste cose sappiamo anche che accadono, perché ci sono dei documenti che magari si leggono nelle pieghe di un altro provvedimento e così via. Questo è, diciamo, è nella logica di chi gestisce il potere. Però io credo che in questo momento questa città non abbia diviso niente e spartito niente. Quindi grossi interessi economici non se ne sono mossi. Per cui io mi chiedo, ma cosa hanno potuto influenzare? Il piano regolatore non c'è, perché non funziona. Se si costruisce cosa? È lì che ci girano tanto denaro. Aziende non ce ne sono, piani commerciali non ce ne sono, piani industriali non ce ne sono. Si gestisce il nulla, le chiusure delle aziende, le chiusure delle attività commerciali. Cosa ci gestisce? Qualche servizio? Ma insomma, io credo che, io personalmente mi rifiuto a livello personale che tutto questo abbia influenzato, perché sono sempre convinto che un amministratore deve sempre servire con onore e disciplina. Quindi secondo lei complessivamente è stato rispettato il comandamento della pubblica amministrazione? Il mio è un discorso molto più generale, ampio. Sì, certo, poi delle responsabilità personali, certo, se saranno accertate. Fermo restando che non è la commissione che decide dal punto di vista penale, né erariale né penale. Né la commissione è molto chiara, dice noi facciamo prevenzione, ma potevamo farlo anche 2 anni fa, 3 anni fa, okay, 4 anni perfetto, fa, quando c'erano i prodromi di questo tipo di attività, quando qualche famiglia di criminali si è incominciata a buttare nelle realtà economiche della città. Io credo che forse io non vedevo, ma io vedevo, ma come vedevo io lo vedevano anche le forze dell'ordine. No. Allora, noi ne torneremo a parlare sicuramente, questo è solo l'inizio di uno speciale di interviste, noi torneremo a parlare soprattutto del futuro della città, ma ne parleremo in una seconda occasione. Noi ringraziamo davvero Giovanni Caratù, il presidente di Manfredonia che funziona, già candidato sindaco nel 2015, e ci ha detto che probabilmente potrebbe ritornare diciamo, a fare politica attiva in prima persona o attraverso i propri delegati al termine del commissariamento. Ci risentiamo prossimamente, lo ringraziamo. Io se mi consenti, sì, cioè, questa città è una città bellissima, ci sono nato, sono innamorato, mi sono sposato, per amor del cielo, ci vivono i miei figli. Io credo che questa città abbia le potenzialità per
risorge, riemerge, ma per buttare fuori in questi, la sua energia migliore. In questi giorni l'ex Manfredonia Veto ha riacceso il suo forno. È un fatto simbolico, l'ha detto Emiliano, sì, sì. È un fatto simbolico. Emiliano ha delle grosse colpe in questa città. Io credo che Emiliano, forse se sta un po' più lontano da Manfredonia, andrebbe meglio. Lo dico non per, nella sua veste di presidente della regione. Io credo che questa città lui l'abbia sempre vista come un ostacolo, perché evidentemente i suoi rappresentanti erano di corrente politica diversa dalla sua. D'accordo. Però io dico, questa città ha tutto per poter diventare un fiore all'occhiello. Posizione geografica, professione, siamo al centro del mondo e questo mondo ci deve girare intorno, non dobbiamo noi rincorrere il mondo. E dobbiamo cogliere l'opportunità. Grazie. Grazie, buona giornata, signor Caratù, grazie.